Ad un mese esatto dalla sua uscita per entrare nel gruppo consiliare del centrodestra, Patrizia Obattoni ci ripensa e torna nella Lega. Lo ha annunciato pubblicamente Filippo La Grassa, che a brevissimo dovrebbe essere nominato commissario provinciale del Carroccio per traghettare il partito verso l'imminente congresso territoriale. Ha prevalso il cuore su tutto, ha spiegato Battoni. Dopo quasi 13 anni dentro la Lega non ce la facevo a fare senza. Stare fuori è stata per me una sofferenza. Mi sentivo di non appartenere a niente. Il riavvicinamento è avvenuto nei giorni scorsi. Battoni ha apprezzato il fatto che la Lega, pur potendo, non l'abbia espulsa immediatamente dopo l'ufficializzazione della sua uscita e che il partito sia tornato ad ascoltare il territorio. In più è stato trovato un accordo sul cambio delle commissioni, argomento che un mese fa ha portato Battoni, già con il nervo scoperto per essere stata spodestata dal capogruppo, a decidere di andare via. Cambio di commissioni che resterà a rotazione, come deciso un mese fa. Significa che ogni 6 mesi tre consiglieri del Carroccio, Spada, Curcio e Ovattoni, si alterneranno nelle varie commissioni. Ad esempio, ora Ovattoni siede nella 3 e nella 5, a breve passerà nella 1 e nella 6, assegnazione che cambierà dopo 6 mesi. Con il ritorno a casa della Ovattoni, il gruppo della Lega torna a essere composto da 3 consiglieri e quello del centrodestra da 4. È con grande piacere che abbiamo accolto la richiesta di Ovattoni di tornare nella Lega, afferma il capogruppo Daniele Spada. Abbiamo capito che le scelte sbagliate e i giudizi avventati di un mese fa sono stati il frutto dell'emozione del momento e che ha prevalso il senso di appartenenza. Siamo stati separati per poco, per cui sarà facile riprendere il cammino insieme.